Penso che per la famiglia sia stato un momento bello, almeno ascoltare le testimonianze. Quindi ascoltiamo Edoardo Ceccarelli nel suo saluto a questa serata dedicata a Riccardo. Sono scritto due cose giusto per evitare di perdere il segno in possibili momenti di poca lucidità che possono sempre capitare quando si parla di persone che sono state importanti e che purtroppo non ci sono più. Ma spero di essere breve. La prima cosa che voglio condividere è sicuramente un sentito ringraziamento a chi ha contribuito a realizzare questa serata, che chiaramente è molto particolare sia per me che per tutta la mia famiglia. Dunque, grazie a Don Maurizio e a tutta la comunità parrocchiale di Monte Roberto. I ringraziamenti vanno sicuramente estesi anche a tutti coloro che sono intervenuti questa sera, dalle autorità a Don Franco Rossetti, ai membri della Deputazione Storia e Patria, qui rappresentata da Gianni Barchi, e a quelli dell'Associazione Quaderni Storici Esimi. Questi ultimi li voglio doppiamente ringraziare, non solo perché continuano a portare avanti l'impegno con la rivista con cui mio padre, come ricordava Cristiana e Emanuela, aveva un rapporto quasi ai limiti dell'intimo, ma anche perché la settimana scorsa hanno ricordato un'altra persona molto importante per la Vallesina, che è il professor Cesare Bellini, con cui mio padre ha collaborato per molti anni, sia a Quaderni Storici che all'Università. Dunque, grazie, perché attraverso la vostra ricerca e i vostri eventi la storia della nostra vallata continua a prendere forma e soprattutto ad essere condivisa con tutti. Adesso dico una banalità, ma mio padre ne sarebbe certamente felice, e potete esserne certi. Ringrazio inoltre tutti voi che avete partecipato a questa serata, perché fa veramente piacere vedere l'interesse che mio padre e le attività, e soprattutto le attività in cui era coinvolto, ancora suscitano in Vallesina. Grazie mille. Il secondo pensiero che vorrei condividere invece è un'analogia che mi ritorna spesso in mente quando ripenso a mio padre, in particolare all'intersezione di vite che abbiamo avuto, perciò gli ultimi 25-30 anni della sua vita. Non so se conoscete Torino, oltre che ad essere una città molto piacevole da visitare, è una città in cui, a mio avviso, stranamente è difficile perdersi, per un motivo molto semplice. La pianta della città, ridisegnata nel XVII secolo da un antenato dei Savoia, tale Duca Emanuele Filiberto, chiaramente per motivi bellici e di difesa, te pareva, per diversi chilometri ricalca la pianta classica romana scacchiera, col cardo e decumano, e dunque per svariati chilometri le vie sono perfettamente perpendicolari e parallele tra di loro. Dunque capite bene che anche gli autobus, i tram e la metropolitana compiono percorsi che tante volte sono anche geometricamente molto piacevoli da guardare sulle mappe. In particolare c'è un tram che taglia Torino in due, da sud a nord e viceversa, che fa addirittura più chilometri della metropolitana, perlomeno allo stato attuale, che invece compie una sorta di L rovesciata partendo dalla zona Lingotto e arriva a metà di Corso Francia. In verità quello che vi dico è parzialmente vero, perché tra pochi mesi, forse un anno, la metropolitana passerà questo tram. Allo stato attuale delle cose, questo tram percorre più chilometri della metropolitana. Questa linea tranviaria è la linea chiaramente numero 4, che parte dalla strada del Drosso, e cioè sud, e arriva alla Falchera, nord, o viceversa, chiaramente, dipende da come la prendete. In questi 18 chilometri, il 4 non passa solo attraverso i monumenti, le piazze e le vie straordinarie di Torino, ma passa soprattutto attraverso tutte le socialità di cui Torino si compone. Partendo dalla strada del Drosso incontri i lavoratori di Mirafiori. Quando Corso Unione diventa Corso Turati all'incorso con Corso Bramante, il 4 da una parte, in particolare nella parte sinistra, incontra il quartiere Crocetta, noto per essere un'area residenziale di professionisti, mentre dall'altra, in particolare passando il ponte di Porta Nuova, incontra San Salvario, quartiere noto per la sua multietnicità dei suoi bar e dei suoi ristoranti, dei suoi luoghi di aggregazione. Poi lo stesso tram entra dentro il centro, passando a pochi metri dal palazzo di città, che è chiaramente il comune, costeggia il quadrilatero romano e le bellissime porte palatine. Il mercato di Porta Palazzo, che tra le altre cose è il mercato interno più grande d'Europa, e poi entra dentro Corso Giulio Cesare, dentro una delle parti socialmente più difficili della città.
Dunque capite che mi viene semplice affiancare il percorso del 4 alla vita di mio padre, che non si è mai risparmiato nel raccontare la storia, specialmente quella locale, questo lo ricordava bene Don Maurizio, a chiunque l'abbia chiamato o semplicemente a chiunque l'abbia voluto ascoltare, dai bambini delle elementari fino a istituzioni importanti come l'Accademia Storia Patria o quella dei Giorgofili a Firenze. Ma nello specifico c'è una fermata del 4 che credo rispecchi i suoi ultimi 25-30 anni. È quella di Borgodora, nei pressi di Porta Palazzo. Una fermata che divide quello che vorresti sempre vedere in una città e dunque il mercato popolare, i monumenti e le bellezze storiche, da quello che invece non vorresti mai vedere, e cioè la prostituzione a mezzogiorno. I bambini di 11-12 anni che spacciano invece di andare a scuola, i continui episodi di micro e macro criminalità che purtroppo ancora oggi accadono in ogni città. Bene, seppur questo quartiere sia uno tra i più difficili di Torino, a pochi metri da questa fermata sorge una delle migliori strutture d'Italia per quello che riguarda sia l'accoglienza che la solidarietà. È il SERMIG, che sta per Servizio Missionario Giovani, il cosiddetto Arsenale della Pace, ex Arsenale di Guerra, che nell'83 Ernesto Olivero e la fraternità del SERMIC fanno diventare, recito dal sito, un monastero metropolitano, luogo di fraternità e di ricerca, una casa aperta al mondo e all'accoglienza delle persone in difficoltà. Ho avuto la fortuna di conoscere il SERMIC prima con gli scout di Pianello nel 2008 e poi di collaborare per loro per circa 3 anni, durante gli anni del Politecnico. Forniscono accoglienza e supporto fattive sia a Borgodora e nel mondo, in particolare a San Paolo nel Brasile, a migliaia di persone in stato di difficoltà, cercando di reintegrarle nella comunità attraverso percorsi formativi fatti di condivisione e chiaramente fatica. Uno dei concetti alla base del loro modo di fare il bene è quello della restituzione. Durante la messa quotidiana, durante l'offertorio in particolare, nelle mani di ciascun partecipante, sia accolto che accogliente, passa una sacca di tela in cui ciascuno restituisce ciò che vuole alla comunità, un euro, una preghiera, un'idea, un qualcosa che l'individuo si sente di aver appreso in quel giorno e che restituisce alla comunità perché crede essere un contributo importante per la crescita della stessa. Ecco, io penso che gli ultimi anni di vita di mio padre possano essere riassunti con questa parola, restituzione. La restituzione di un patrimonio di idee, la restituzione di posizioni nette, di contenuti più che contenitori, di articoli e libri, qui a Monte Roberto ce n'è qualcuno, che sono stati possibili solo attraverso l'incontro con tutte le persone che nella vita gli hanno fatto maturare questi interessi e queste passioni. Lui stesso nel libro A piedi scalzi parla dei suoi contrappunti su voce. Ecco, A piedi scalzi è un libro che ha scritto nel 2003, alla fine della sua vita i contrappunti saranno 969, quasi 1000. Come segni, i contrappunti per lui sono i segni di un viaggio che ho compiuto in questi anni incontrando avvenimenti, idee e persone. E sinceramente qualche contrappunto lo leggerei volentieri anche stasera. Grazie a tutti e buon proseguimento. Ricordo di Riccardo sta per terminare e mentre il prezioso gruppo De Tego farà l'ultimo suo intervento, o penultimo, adesso vedremo, ci saranno due uomini, uno Franco, l'altro Fabio, che vi portano l'uno un foglio e un altro fin dove arriva Voce della Vallesina. Il foglio leggetelo e poi dopo soltanto prendete le notizie e buonanotte. Voce della Vallesina, perlomeno per parte.